Ciao ragazze, parliamo delle nostre simpaticissime e carissime amiche occhiaie. Perché vengono le occhiaie? Sicuramente vengono per la mancanza di sonno, o perché bevete troppo, perché fumate troppo male, o perché siete troppo a computer, o semplicemente sono congenite, quindi le avete da piccoline, da unite dalla nascita. Non dalla nascita, no. Comunque da piccoline. Come si coprono? Allora, sicuramente dovete agire prima di tutto curando il vostro contorno occhi, quindi usate una buona crema, idratate il contorno occhi affinché non sia secco e quindi il vostro prodotto sia più facile da lavorare. Poi ci sono in commercio tantissimi tipi di correttori, correttori colorati. I correttori colorati, come per esempio vediamo qui questa palette di correttori colorati, è molto vissuti. Allora, innanzitutto è sbagliato usare un correttore beigiolino, per esempio, su un'occhiaia blu o comunque sugli occhiai in generale. Perché? Perché all'inizio può sembrare che copra, però dopo un po' di tempo l'occhiaia diventa grigia. Quindi dobbiamo proprio andare a coprire il colore dell'occhiaia, quindi a cercare un colore che sia complementare. Noi come colori conosciamo i colori primari e i colori secondari. I colori primari quali sono? Sono il rosso, il blu e il giallo. I colori secondari sono l'arancio, il verde e il viola. Allora, noi qui vediamo i correttori. Arancione, quello verde, quello giallo, quello lilla, quello rosa e via dicendo. Come facciamo a sapere che colore serve al nostro tipo di occhiaia? Innanzitutto vediamo che colore di occhiaia abbiamo. E come si fa? Prendiamo lo specchio e guardiamo in basso, naturalmente struccate. Guardiamo in basso e osserviamo proprio l'angolo interno, quindi questa lunetta qui. Da lì possiamo vedere il colore della nostra occhiaia. Solitamente l'occhiaia è o blu o violetta. E per andare a vedere che correttore usare, prendiamo la nostra ruota dei colori. Ed è questa qui. Innanzitutto vi presento Frank, che è il mio computer. Ha un nome. Questa è la ruota dei colori. Il colore che servirà a coprire la nostra occhiaia sarà il colore corrispondente al colore della nostra occhiaia. Ho ripetuto colore 150.000 volte, però è così. Per esempio, se noi abbiamo l'occhiaia viola, l'andremo a coprire col colore corrispondente, cioè il giallo. Se abbiamo l'occhiaia blu, l'andremo a coprire col colore corrispondente, cioè l'arancione, e viceversa. Solitamente abbiamo anche le occhiaie che non sono né blu né viola, quindi sono una via di mezzo. A quel punto possiamo andare ad acquistare un correttore che sia pescato, quindi non sia tanto arancio, ma che abbia sia il pigmento arancio che quello giallo. E allora lì possiamo andare benissimo a correggere la nostra occhiaia. Per quanto riguarda gli altri colori, per esempio il verde, perché cosa si usa il verde? Si usa per le macchie rosse, quindi per il rosso, per andare a neutralizzare il rosso, quali le tuberosi oppure magari i brufoletti. Che c'è da dire? Non è che se noi mettiamo dei correttori colorati sul viso poi siamo tutte colorate, basta semplicemente applicarli, sfumarne i contorni, dopodiché applichiamo il nostro fondotinta e vedrete che il colore del correttore non si noterà più. Oppure come si può fare? Se applicate per esempio un colore intenso, quale l'arancio, potete anche andare a correggere l'occhiaia e quindi a coprire questo arancio con del correttore del colore della vostra pelle e subito dopo il fondotinta. Cos'altro c'è da dire? Non usate il beige, già ve l'ho detto, perché una volta mi è capitato, pour parler, di entrare in un negozio, non faccio nomi, però uno di questi grandi negozi di trucchi, e mentre stavo facendo i miei acquisti entra questa signora che aveva un grande problema di occhiaie, aveva le occhiaie viola.
La commessa che lavorava in questo negozio le consigliò un correttore beige. Sicuramente c'è da capire, ok, lo fanno per vendere, però dobbiamo anche aiutare le persone a trovare il prodotto giusto per il loro problema. Questa signora era seduta e la ragazza le prova il correttore sull'occhiaia e gli diceva: "Ah, signora, il correttore le copre benissimo l'occhiaia, è perfetto per lei." Non era perfetto per la signora, perché la signora era praticamente diventata un panda. Io non potevo dire assolutamente niente, perché ognuno ha il suo lavoro. Però state attente dove andate, state attente a chi chiedete, cercate soprattutto informazioni per quanto riguarda il vostro problema. Quindi se avete l'occhiaia viola, andate per il correttore giallo. Se avete l'occhiaia blu, andate per il correttore arancione. Comunque informatevi e non fatevi consigliare così a caso. Detto questo, se avete qualche altra domanda, se avete qualche dubbio sulle vostre occhiaie, scrivetemi e io vi risponderò con piacere. Questo è tutto, spero di esservi stato d'aiuto anche questa volta e alla prossima!